20 maggio 2022, Sud Sardegna. Su un campo da calcio ci sono una trentina di persone, donne e uomini di diversa età. Non è una partita di calcio, ma una specie di gioco di ruolo. I partecipanti pescano una carta ciascuno, su cui è descritta l'identità di una persona molto distante da loro. Poi devono rispondere ad alcune domande facendo dei passi avanti e indietro a seconda dei vantaggi o svantaggi sociali che ha il loro alter ego. C'è chi va avanti e chi retrocede. Nelle retrovie c'è una donna sulla quarantina. Sta impersonando un ragazzo etiope, senza cittadinanza, costretto a raccogliere i pomodori in nero per sopravvivere. Vicino a lei c'è un uomo di circa 60 anni che veste metaforicamente i panni di una ragazza con disabilità e disoccupata. Anche lui si trova indietro rispetto a tutti gli altri. La Diversity Experience, organizzata all'incontro da Francesca Vecchioni, presidente della no profit Diversity, mostra in maniera molto semplice che non è vero che partiamo tutti con le stesse opportunità. E chi si trova nelle posizioni di vertice spesso non si rende conto del proprio privilegio. Ecco, una delle riflessioni centrali necessarie per costruire un futuro diverso è questa. Cosa abbiamo il dovere di fare, tutti, affinché nessuno sia lasciato indietro? Sono Francesca Milano, sono una giornalista e questo è Oggi per Domani, un podcast di Cora Media promosso dall'incontro Nielsen IQ, l'evento annuale che riunisce la comunità del largo consumo per tracciare la strada verso il futuro. In un presente complesso e incerto, vogliamo alzare lo sguardo per provare a leggere i tempi che ci aspettano. L'economia è parte del quotidiano. L'incertezza creata dalla pandemia e dalla guerra, in fondo, riguarda proprio questo. Come sono cambiate le vite delle persone colpite da questi eventi? E come cambieranno le nostre? La seconda giornata di L'Incontro si è aperta con una conversazione sull'economia italiana tra Andrea Cabrini, moderatore dell'evento, e Tito Boeri, professore di economia all'Università Bocconi. Cabrini ha chiesto come riusciremo ad ammortizzare lo shock causato da questi fattori. E Boeri ha risposto così. La questione è estremamente complessa, perché noi qui abbiamo tre esigenze fondamentali. Il primo è quello di salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto di quelle a basso reddito, che chiaramente con scenari di inflazione che sono del tutto nuovi rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi 30 anni, sono disarmate e quindi rischiano di trovarsi davvero in grandissime difficoltà. Il secondo problema che abbiamo è quello di impedire che però la reazione a questa situazione sia tale da rimettere in moto quelle spirali, prezzi, inflazioni che quelli non i più giovani tra di voi, ma chi ha più insomma, esperienza tra di voi si ricorderà che erano in moto negli anni 70 e negli anni 80. Ecco, questo sarebbe chiaramente qualcosa di estremamente dannoso, perché poi chiaramente renderebbe la vita più difficile a tutti, imprese, famiglie. E la terza cosa che noi dobbiamo fare è quella comunque di tenere una forte pressione nei confronti della Russia, perché insomma non è che possiamo continuare a finanziare di fatto con l'acquisto di energia dalla Russia la guerra che Putin sta conducendo. Queste sfide condizionano direttamente la vita quotidiana delle persone, quindi. E le persone come stanno reagendo? Come stanno affrontando questa situazione le famiglie italiane? Lo ha raccontato Giorgio De Rita, segretario generale di Censis. E gli italiani hanno cominciato a risparmiare. Dall'inizio della pandemia ad oggi, cioè negli ultimi due anni e qualche mese, le famiglie italiane hanno accumulato sui conti correnti e sui conti finanziari 279 miliardi. Oggi gli italiani risparmiano ed è un bene così, è la loro protezione. Non tolgono in questo risorse al consumo, costruiscono una maggiore solidità del nostro modello economico e sociale, sapendo che lo Stato non ce la farà a dare quello che ha dato in passato. C'è una trasformazione verso una dimensione irrazionale e anche questo è positivo, perché rimette in gioco il pensiero di un altro, di una cosa diversa, di un progetto diverso. Il nostro Paese di questo ha bisogno. Ha bisogno di una visione di futuro, di un progetto per il futuro che non sia una rimodulazione fantasiosa di quello del passato.
Come ha fatto notare Massimo Canducci di Singularity University, il cambiamento è un fattore chiave del nostro tempo, forse il più importante. E il motore di questo cambiamento è la tecnologia, che può migliorarci la vita o diventare pericolosa. Dipende tutto dall'uso che ne facciamo. Ad aggiungere complessità, però, c'è il fatto che spesso le cose cambiano a seconda dei punti di vista da cui le si guarda. Canducci ha fatto l'esempio del Bitcoin. La blockchain di questa criptovaluta consuma circa 200 terawattora all'anno. Se fosse una nazione, sarebbe al 25esimo posto tra le nazioni che consumano più energia. Dall'altra parte, le monete virtuali possono rivelarsi indispensabili in situazioni di emergenza. Canducci ha fatto l'esempio di cosa è successo in Afghanistan quando gli americani hanno lasciato il paese. Una delle prime cose che sono state fatte dal nuovo governo è stata il blocco delle transazioni internazionali di tipo economico. Allo stesso modo hanno anche bloccato il prelievo da parte di queste persone nelle banche, no? Perché pensavano, ok, le persone non possono più transare, allora vanno in banca, scaricano tutto, mettono una valigia e provano ad andarsene, come se questo fosse una cosa facile. Anche questo è stato impedito dallo Stato, quindi da chi gestisce il potere economico e finanziario del paese. Gli unici che sono riusciti a salvarsi dal punto di vista economico e finanziario sono quelli che avevano una riserva di valore messa da qualche altra parte, quindi messa per esempio in criptovalute, perché non hanno dovuto fare altro che ricordarsi i codici di accesso. Uno dei temi costanti di queste giornate di l'incontro è stato ovviamente la guerra in Ucraina. C'è un aspetto di cui non abbiamo ancora parlato in questo podcast, ma di cui si è discusso molto durante l'evento, ed è la tensione sugli approvvigionamenti alimentari. Andrea Cabrini ha introdotto così l'argomento. Quello che sta succedendo dal 24 di febbraio è una fortissima minaccia anche al sistema globale agroalimentare, che era già stato indebolito dalla pandemia. Sapete benissimo, ne abbiamo già accennato, che Russia e Ucraina insieme contano, pensate, per il 12% di tutte le calorie che vengono scambiate a livello internazionale, oltre il 25% dell'export di grano, il 75% dell'olio di semi. Insomma, è una situazione che sta minacciando direttamente oltre 25 paesi, stima la FAO, che dipendono integralmente dall'export di Russia e Ucraina. Cabrini ha discusso la situazione con Denis Pantini di Nomisma e con Paolo De Castro del Parlamento Europeo. Sintetizzare un tema così delicato è un compito davvero difficile, ma vi faccio sentire che cosa ha detto De Castro a proposito dell'importanza della filiera. Cioè l'alleanza tra agricoltura e industria è quanto mai in questo momento necessaria, perché se prima l'industria poteva permettersi di dire ma io trovo le materie prime dove posso, tanto il mercato mondiale è pieno di prodotto e quindi non è necessario che io mi garantisca una quota rilevante dei miei fabbisogni attraverso contratti di filiera, attraverso accordi con gli agricoltori. Beh, oggi questo tema non esiste più. Oggi dobbiamo fare in modo che le filiere si rafforzino anche attraverso una più forte collaborazione tra industria e agricoltura. Quando si parla di incertezza non può mancare una riflessione sui cambiamenti climatici, un'emergenza di cui non si parla abbastanza. È come se ci fosse una sorta di rimosso. Eppure il climatologo Luca Mercalli ha raccontato all'incontro che la questione del riscaldamento globale è stata sollevata addirittura più di 100 anni fa. Da un punto di vista della formulazione scientifica risale addirittura al 1896 con la prima pubblicazione di un premio Nobel per la chimica svedese, Svante Arrhenius, che disse: l'umanità, bruciando il carbone, riscalderà il pianeta, perché sappiamo che la CO2, residuo della combustione dei materiali fossili, è un gas serra. Insomma, si può dire che il problema è conosciuto e ignorato da tempo. Mercalli ha paragonato lo stato del nostro pianeta a una febbre che diventa anno dopo anno sempre più minacciosa. Quello che conta è massimo livello della CO2 nell'atmosfera terrestre, il picco assoluto degli ultimi 100 anni, 417. Cioè siamo preoccupati perché c'è un numero che è assolutamente qualcosa di nuovo e di straordinario sulla scala dei tempi geologici e che rischia di condizionare il futuro dell'umanità e soprattutto delle generazioni più giovani. Più aumenta la CO2, più aumenta la temperatura. L'equazione grosso modo
è questa qui. Siamo quindi già fuori dai limiti di sicurezza. È un po' come uno va dal medico e si ritrova il colesterolo fuori dai limiti, il medico ti dice: se non vuoi rischiare l'infarto devi fare immediatamente una dieta. La dieta noi non la vogliamo fare e il valore del colesterolo, alias CO2, continua a crescere. Nella puntata di ieri abbiamo parlato dell'importanza di sapersi rimboccare le maniche e di fare squadra nei momenti difficili. Infatti ci sono persone e imprese che cercano nuove soluzioni per rendere il mondo un posto più accogliente. Katia Bastioli, AD di Novamont, ha parlato con Vincenzo Perrone dell'Università Bocconi proprio di questo. Quello che dobbiamo fare è andare dai progetti di competitività ai progetti in cui insieme si lavora, per mettere insieme dei progetti di territorio in cui incominciare a lavorare su un approccio diverso ai problemi che abbiamo. Noi dobbiamo partire a mettere al centro i territori, la loro rigenerazione, la rigenerazione del tessuto sociale e l'uso efficiente delle risorse, perché tutto questo ci permette di essere indipendenti e soprattutto di creare una cultura sistemica nei territori, perché è da lì che si parte, le radici nel territorio e la testa nel mondo, non c'è soluzione diversa. Abbiamo iniziato la puntata evidenziando come nelle nostre società esistano ancora grandi differenze di opportunità, dovute a questioni di genere, di orientamento sessuale, disabilità, provenienza geografica e sociale. Insomma, la linea di partenza non è la stessa per tutti. E chi parte indietro, quasi sempre, è destinato a restare indietro. Questa situazione può ripercuotersi sullo stato di salute dei gruppi di lavoro, delle imprese e anche sull'economia di interi paesi, come ha ribadito Francesca Vecchioni nel suo intervento. La verità è che non si parte tutti dalla stessa linea. Non è vero che partiamo tutti dagli stessi blocchi di partenza. Questa cosa, no, che ci hanno detto che basta il merito, la competenza, che ce la possiamo fare, è una palla clamorosa. La diversity non è importante solo per motivi etici. Ci sono anche ragioni pratiche per cui è bene circondarsi di persone con background differenti. E vi dirò che sapete perfettamente cosa vuol dire che un team omogeneo non riesce a innovare davvero. Perché le idee uguali, le persone uguali che hanno idee simili non fanno che approvarsi a vicenda. Sapete che è vero che può sembrare più faticoso avere a che fare con qualcuno di molto diverso da noi, ma che è quello il segreto dell'innovazione. Perché tutta la diversità è crescita. Ci sono delle cose che impariamo da piccoli che a volte crescendo perdiamo un po' di vista. Di solito viene insegnato che sì, essere obbedienti è importante, ma è altrettanto importante alzare la voce quando vediamo qualcosa di sbagliato. Io sono una privilegiata qua, esattamente come voi. E questo privilegio per me significa smetterla di pensare che è andata sempre così e dovrà sempre andare così e in fondo va così. Iniziare a pensare che si possono cambiare le cose, iniziare a pensare che il privilegio può essere condiviso. Grazie. Io ci credo che le cose in futuro saranno diverse e credo che allenare il nostro senso di giustizia sia un esercizio che non dovremmo mai smettere di fare. Oggi per domani è un podcast di Cora Media promosso dall'incontro Nielsen IQ. È stato scritto da Ilaria Orru e Francesca Milano. Le registrazioni dell'evento, l'editing e il sound design sono di Andrea Girelli. Le registrazioni in studio sono di Riccardo Mazza per Experimental Studios. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani. La producer è Anna Nenna. L'incontro è l'evento di Nielsen IQ che tra il 19 e il 21 maggio riunisce la comunità professionale del largo consumo per tracciare la strada verso il domani. Il tema del 2022 è il tempo dell'incertezza, governare la complessità del presente, costruire il futuro con coraggio.